E parto dal titolo. Siamo schiavi? Oppure non lo siamo? Che cosa ci dà la sensazione di esserlo? Le catene, forse? Ma se io creo un sistema in cui per nascere, vivere e morire bisogna per forza fare solo quello che decide qualcun altro, allora siamo schiavi? Questo è quello che succede oggi. Qualcuno che si muove su un piano diverso da quello nostro, decisamente diverso, ha creato questo sistema e lo ha reso talmente perfetto che noi non ci rendiamo conto assolutamente di essere degli schiavi. Se io vedo le catene attorno ai miei polsi o alle mie caviglie, cercherò di togliermele, di liberarmi, perché il mio istinto primordiale mi spingerà a farlo, ok? Superando anche le paure che posso avere. Ma se non mi accorgo di avere queste catene, non potrò fare niente per ribellarmi. Questo è un dato di fatto. Ci sono tanti esempi in cui si può intuire questo stato di cose. O magari sarebbe più interessante che ognuno di voi lo faccia magari nei momenti in cui si trova da solo, nelle sue riflessioni, provi a pensare le azioni che svolge ogni giorno, se sono legate a qualcosa che è spinto da altri, spinta da altri. Una sorta di esercizio da fare, appunto, in qualsiasi momento della giornata, e poi da scrivere, magari da condividere, visto che ogni tanto entriamo su Facebook e diciamo, oggi mi sento, come mi sento oggi? E magari racconto la sensazione che sto vivendo. Per esempio, sono costretto ad alzarmi tutti i giorni la mattina molto presto per andare al lavoro e non vorrei farlo, e questa è una schiavitù, è un esempio, ecco. Però possiamo condividerlo, già questo è un inizio, perché iniziamo ad aprire gli occhi a noi stessi e agli altri. Allora oggi cercheremo di parlare di una nuova forma di schiavitù, la più subdola, ma anche quella che chi l'ha creata credeva fosse la più perfetta per tenere l'umanità sotto controllo. Sino a quando questa ha cominciato a scricchiolare, disturbata da quella che potremmo definire una anomalia di sistema, no? Se non so se ricordate Matrix, a un certo punto quando Neo incontra l'architetto gli dice: tu sei un'anomalia di questo sistema, sei stato creato per essere un'anomalia di questo sistema. Quello era Neo. Non lo so se quello che sta succedendo adesso è la stessa cosa che avviene in Matrix, però di fatto un'anomalia è successa, qualcosa che è sfuggita al controllo dei controllori. Io penso che questa cosa ce l'abbia data l'universo per aiutarci a iniziare a capire che qualcosa non sta funzionando nella nostra vita di tutti i giorni, che la realtà in cui abbiamo vissuto sino a questo momento è una realtà che non ci piace. Questa è una cosa che mi piace citare sempre, perché è un messaggio di speranza che voglio dare anche a Giancarlo, col quale prima parlavo e lui mi diceva che è difficile cambiare le cose. Però c'è un signore, un polacco, un certo Zbigniew Brzeziński, che è un cittadino polacco naturalizzato americano, che insieme a Henry Kissinger è uno degli uomini più influenti in assoluto del XX secolo e anche di quello che abbiamo appena iniziato. È stato consigliere della sicurezza nazionale ed è, per intenderci, l'uomo col quale Obama ha dato la sua tesi di laurea. In occasione di una convention dell'ultradestra nord europea lo scorso anno, Brzeziński ebbe ad affermare: qualcosa di non previsto sta ostacolando il cammino verso la realizzazione del nuovo ordine mondiale. Cioè una presa d'atto che qualcosa nell'agenda di queste elite che hanno deciso quello di cui stiamo parlando stasera, o che sono le continuatrici di quello che noi stiamo vivendo oggi, avevano appunto deciso. Cos'è che ha fatto saltare tutto questo?
la rete internet. La rete internet, che come un moderno chip planetario è stata creata per tenerci sotto controllo, che però ha cominciato a rilasciare una marea di informazioni, tante, quante non ne avevamo mai visto o conosciuto in centinaia e centinaia di anni, una velocità impressionante. E questo, se ci fate attenzione, è veramente un impatto forte che ha in qualche modo creato una destabilizzazione in tante persone che si sono trovate in spaesamento. La prima cosa che viene in mente è lo spaesamento. È vero che ci sono molte bufale in rete, però quando si inizia piano piano a entrare dentro, poi si capisce questo ci sta, questo non ci sta, questo può essere vero o questo no, però la rete ci consente anche di incrociare i dati, di capire, verificare esattamente se quello che noi stiamo vedendo è una cosa che ha una consistenza, se è reale oppure no. Parleremo di questo oggi con due persone che io ritengo speciali in questo momento della nostra esistenza. Ognuna di queste due persone con le proprie capacità, soprattutto, sottolineo, assumendosene la responsabilità, che è una cosa importante, perché bisogna assumersi la propria responsabilità e significa cioè prendere coscienza di quello che noi siamo, decidere di fare una cosa, sapendo a cosa andiamo incontro una volta che lo facciamo, quindi assumendosene le proprie responsabilità. E di mettere a disposizione degli altri la loro esperienza, in sostanza, cioè quello, la conoscenza sostanzialmente. E parleremo di questo con Antonio Pala, alla mia destra, psicologo, psicoterapeuta, agopuntore, tutta una serie di altre cose che riguardano la sua ricerca personale che dura da 30 anni, ma soprattutto è un curioso ricercatore, divulgatore di questa sua conoscenza attraverso lunghe, bisogna dirlo, ma mai noiose conferenze, che ci parlerà di questo moderno sistema di schiavitù, come è stato creato proprio dal sistema. Cercherà di farlo in qualche modo. E Giancarlo di Tiamat, un imprenditore di Sassari, ma cosa più importante, un uomo che ha avuto il coraggio di definirsi liberato. E lo ha fatto anche su un piano squisitamente giuridico, ridefinendo il suo status di individuo, di essere, cioè che riconquista la sua vera natura anche davanti all'istituzione, quella con la I maiuscola, che corrisponde al nome di Repubblica Italiana S.P.A. e di tutte le sue diramazioni, arrivando sino ai comuni, che è l'istituzione più vicina alla gente, forse, e poi vedremo anche meglio perché. Giancarlo ci parlerà della sua esperienza e di come è arrivato a maturare questa decisione, esponendoci anche il suo punto di vista sul delicato argomento e anche poi negli interventi successivi come fare per mettere in pratica questo nuovo status di individuo che si è liberato. Io per mestiere faccio il giornalista, lavoro per una televisione, realizzo cortometraggi, documentari, ma soprattutto sono molto curioso. Sono un eremita, cioè l'uomo dei tarocchi che guarda al passato, camminando all'indietro, affidandosi all'universo. Lo fa perché sa che l'universo non lo frega, però guarda al passato perché ha bisogno di capire perché è arrivato lì, come mai è arrivato lì. Questo è il mio bisogno. Quindi, per capire come vivo il presente, ho bisogno di sapere cosa è successo. E quindi la mia passione va verso il passato, verso le origini. E allora, dicevo prima, per capire come siamo diventati moderni schiavi occorre capire se lo siamo già stati in passato, chi ha fatto sì che lo diventassimo e come ha fatto a crearci così. È una storia molto lunga e complessa che mi limiterò a tracciare a grandi linee affinché possiate capire le implicazioni
Poi, se volete, andrete a cercare anche voi le vostre informazioni, tenendo presente le cose che verranno dette qui stasera. Mi limiterò appunto per introdurre Giancarlo e Antonio e i loro interventi. E parto dal nome scelto da Giancarlo. Giancarlo di Tiamat. Secondo la visione del cosmo dei Sumeri, qualche miliardo di anni fa nel nostro sistema solare ci sono dei corpi celesti che stanno assumendo la loro connotazione, come Kingu, che con la sua atmosfera sta per diventare un pianeta, e Tiamat, altro pianeta del sistema solare in formazione. Ad un certo punto, come fa ogni 3600 anni, questo sempre secondo la cosmogonia sumera, naturalmente tenete sempre presente che io vi sto riferendo delle cose, poi ognuno di voi decida. Appare nel sistema un corpo celeste ogni 3600 anni. In diverse culture questo pianeta viene chiamato il pianeta dell'attraversamento, Nibiru. Arriva sul piano dell'eclittica in maniera perpendicolare, la attraversa passando dove già sono presenti altri corpi celesti. Quindi possiamo dire invertendo la loro orbita. I satelliti di questo pianeta, nel corso di più passaggi, impattano più volte con Kingu e Tiamat, spaccando in due quest'ultimo e facendoli cambiare orbita. Una parte di Tiamat, quella più frantumata, andrà a formare quella che noi oggi chiamiamo la cintura degli asteroidi. L'altra si sposterà di orbita, dicevo, e diventerà il nostro pianeta, la Terra. Quindi Tiamat è l'origine del pianeta Terra. Questo racconto viene considerato dal mondo accademico un mito, oppure il resoconto di scontri avvenuti tra diverse forze sul pianeta. Quindi non viene mai accettato come quello che è, per quello che è. E allora ci domandiamo, come hanno fatto i Sumeri, un popolo che appare all'improvviso sulla faccia della Terra, ad avere queste conoscenze così complesse? 4.000 anni prima di Cristo, quando contemporaneamente al loro arrivo sul pianeta, l'uomo sta iniziando la nuova fase della pietra, che è il Neolitico appunto, e al massimo è in grado di fare delle punte di freccia, pratica la caccia, l'agricoltura e usa già la ceramica. Contemporaneamente a questo sul pianeta appare una cultura che non ha un'infanzia, che è appunto la civiltà sumera, che sa di agricoltura, di metallurgia, di oreficeria, sa fare il vino, sa fare i mattoni, sa di architettura, sa di tante cose che improvvisamente appaiono sul pianeta così. Chi ci ha permesso di ricostruire queste vicende sono le tavolette che gli stessi Sumeri ci hanno lasciato, migliaia di tavolette in argilla su cui i Sumeri incidevano dei segni cuneiformi, come ben sapete, la prima forma di scrittura adottata dall'umanità, raccontandoci anche, talvolta anche con delle vere biografie scritte da scribi che lasciavano il proprio nome, perché questi abitanti di questo pianeta decidono di venire sulla Terra, dando vita alla civiltà sumera successivamente, ma 400.000-450.000 anni prima di Cristo, arrivare sul nostro pianeta per un motivo preciso. Hanno bisogno di oro che utilizzano per polverizzarlo e fare in modo che, rilasciato nell'atmosfera, questo oro contribuisca a rinforzarla, essendo questo pianeta un pianeta che viaggia per parte della sua rivoluzione lontano dal Sole, quindi molto freddo, e quando sta vicino al Sole risente.
Il problema è che i vulcani hanno smesso di togliere fumo e quindi l'atmosfera si è rarefatta. E voi direte, ma questo è fantascienza, no? Perché ragionando dice... Eppure l'inventore della bomba all'idrogeno, Edward Teller, nel 2004 pensò esattamente alla stessa cosa, quando ipotizzò di utilizzare dei metalli ridotti in particelle finissime e rilasciarli nell'atmosfera per creare una protezione contro il cosiddetto effetto serra. Quindi non stiamo parlando di fantascienza. Dicevo, chi ci ha aiutato a comprendere tutto questo è stato uno studioso di ebraico antico e di sumero antico, che si chiamava Zecharia Sitchin, che ha dedicato praticamente 50 anni della sua vita a questa ricerca e ci ha raccontato sostanzialmente perché appunto questi sono venuti sul nostro pianeta e come si è evoluta poi la loro permanenza su questo pianeta. La faccio molto breve, arrivo alla sostanza di questo, perché uno degli aspetti che ci tocca da vicino riguarda proprio un avvenimento catastrofico che succederà che è successo sul nostro pianeta e che è il diluvio universale, che è anche alla base di quello di cui parleremo stasera. Quindi ho quasi finito, vi prego di avere giusto un attimo di pazienza. Quindi sostanzialmente questi esseri venuti da fuori lavorano dentro le miniere, si stancano di questo perché sono astronauti, si ribellano. C'è una riunione tra questi che sono arrivati sul pianeta e a un certo punto uno di loro, che è l'uomo che è arrivato per primo su questo pianeta, che si chiamava Enki, il signore delle acque, propone di utilizzare un essere che è presente in quel momento sul pianeta, che è l'uomo Erectus, che si trova in Africa, dove lui sovrintende alla gestione delle miniere. Creano questo essere con la sorella, dopo naturalmente discussioni sul fatto che loro non possono creare un uomo, perché loro non sono Dio. Però dice, noi non creiamo un uomo, lo stiamo solo modificando. Dopo tanti tentativi creano questo essere che appunto chiameranno l'Adamo. Questa storia va avanti fino a circa 10.000 anni prima di Cristo, quando cioè proprio dall'osservatorio privilegiato che questi avevano nel sud dell'Africa si rendono conto che sta per staccarsi la calotta polare, in quanto sta per finire l'era glaciale. Significa questo che ci potrà essere un evento catastrofico potentissimo, quindi questi si preparano. È una storia, e voi prendetela come una storia. Poi ci sono, se ci fate caso, tutto questo esiste in parte raccontato nella stessa Bibbia, perché la Bibbia non è altro che il trasferimento di queste informazioni che sono passate attraverso gli accadici, i mesopotamici, eccetera, fino ad arrivare all'ebraico. Quindi dicevo, si rendono conto che sta per succedere qualcosa, si preparano a lasciare il pianeta e siccome in quel momento nel pianeta questi esseri venuti da fuori hanno intrapreso dei rapporti con la razza umana che loro stessi avevano creato, uno di questi, che è contrario a questo tipo di rapporti perché vuole conservare la purezza di questi signori, dice no, dobbiamo distruggere la razza umana, tant'è che se voi vedete nella Bibbia c'è una discordanza tra chi, cioè sembra che, cioè Dio dice a un certo punto nella Bibbia l'umanità va distrutta, no ma salviamola. In realtà non è schizofrenico Dio, in realtà lì sono riportate due verità che sono queste: una dell'uomo che ha voluto che si creasse l'Adamo, che voleva difendere la propria razza creata da lui, e l'altro che invece dice no, dobbiamo tornare alle origini. E fanno un giuramento che è quello di non rivelare a nessuno quello che sta per succedere. Fatto sta che Enki, che poi è il padre di Tsiusudra, quello che noi nella Bibbia conosciamo come Noah, decide di rivelare, di venire meno al giuramento e di rivelare a suo figlio quello che sta per accadere, però lo fa nascondendosi dietro una parete di canne, così che lui non sta dicendo niente, modificando la propria voce in modo che non venga riconosciuto. Quindi dice a Noè, a Noah, di come costruire questa barca e di prendere il seme di tutti gli animali presenti sulla terra.
quando il diluvio sarà arrivato e gli Anunnaki scenderanno poi sul monte Ararat, dove è arrivata anche la barca di Tsiusudra, si renderanno conto di aver commesso un errore imperdonabile, perché nel momento in cui le acque si ritirano, chi lavorerà la terra? Quindi tornano indietro sui propri passi, accettano, anche Enlil accetta che Tsiusudra Noah sia sopravvissuto, e ripartono. Se ci fate caso, in quel periodo, allora, questa cosa modificherà la storia degli Anunnaki. Questo è un aspetto che sto aggiungendo per rendervi conto di come, poi a proposito di dati incrociati, siamo arrivati quasi a dimostrare questa cosa, perché a un certo punto questi devono cambiare la loro base di atterraggio e decidono di costruire due piramidi. Questo ce lo raccontano sempre loro attraverso la biografia di Enki. Decidono di costruire due piramidi che serviranno come punto di riferimento negli atterraggi, che sono le piramidi di Giza, che sono simili alle due montagne dell'Ararat. Chi costruisce queste piramidi è il figlio di Enki, Ningis Sidda, che non è di Orune, anche se si chiamava proprio così, Ningis Sidda, che poi gli egizi conoscono come Thoth. E mi stavo perdendo. E quindi qualche anno fa un ingegnere inglese, Robert Bovall, al termine di uno studio compiuto all'interno della piramide di Giza, quella più importante, adesso non ricordo il suo nome, è arrivato alla conclusione che i due canali che partono dal centro della piramide e salgono obliquamente, uno da una parte e uno dall'altra, non sono canali di areazione della piramide, ma bensì due punti che venivano utilizzati per osservare un sistema, un pianeta, che tornando indietro di circa 10.000 anni era il pianeta Sirio, che poi è il pianeta dove i faraoni andavano dopo la morte. Quindi c'è una sorta di conferma della datazione attribuita da Zakaria Sitchin al momento in cui avviene il diluvio sulla Terra. La razza umana riparte, questi signori spariscono e porteranno la sovranità sulla Terra. Infatti i primi re saranno semidivini, cioè figli di questi signori, di questi uomini arrivati da fuori e delle donne terrestri, o in una fase successiva anche di donne dee cosiddette e di uomini terrestri. Quindi questi spariscono dalla circolazione. Che fine hanno fatto? Le cosiddette linee di sangue, cioè quelle casate che hanno governato l'aristocrazia mondiale sostanzialmente, che ha governato il nostro pianeta sino a ora. Ma per come ha potuto fare a governare questo pianeta sino a oggi, senza che noi ci accorgessimo di quello che in realtà ci avevano fatto? Ad Antonio Pala la prima parte di questa risposta a questo quesito.